Come sta andando? Com'è la Toscana? Molto bello il percorso, ma faticoso dal punto di vista tecnico per le prove, perché siamo agli sgoccioli della classifica, quindi dura, è dura. È stata Piazza del Duomo con tante persone nelle vie della città attraversate a far da corona il centro del passaggio a Pistoia delle Mille Miglia, con la carovana poi diretta a Firenze, accolta oltre che dal pubblico festante, dal vettore d'epoca, esposte dal Veteran Car Club con il supporto tecnico di Pistoia Corsa e Sport. Le auto delle Mille Miglia sono spilate per la 37esima rievocazione della mitica gara. Lo sforzo organizzativo è stato importante. Però vedere queste persone, vedere questa piazza così popolata è motivo di soddisfazione e praticamente non si sente nemmeno la fatica dell'organizzativa. È stato tutto molto... siamo arrivati a un buon risultato e siamo contentissimi. Mille Miglia è sempre la Mille Miglia, non arriva lì da nessuna parte. Grazie dell'accoglienza, grazie dell'offerta, siete favolosi. Grazie. Per me è una cosa bellissima, è una cosa questa bellissima da avere tutti gli anni e spero che ci sia per molti altri anni. Spero. È il massimo, e la città se lo merita anche, visto i trascorsi. Che avete di fronte. È una carovana magnifica, ma meglio non c'è. È veramente molto interessante, una bella esperienza, non l'avevo mai vista. E ho portato mio figlio e siamo molto, molto entusiasti. Veramente. Si parla delle Mille Miglia come del più grande museo automobilistico transitante che esista al mondo, in sostanza. Sì, perché tenete presente, si parla di macchine costruite fra il 1927 e il 1957, ovvero sia veicoli che hanno corso o avrebbero potuto correre la Mille Miglia di velocità. Quindi sono pezzi unici, macchine di elevati, che all'epoca avevano standard tecnologici elevatissimi per l'epoca. Rivederle sulle strade di oggi è come ritornare indietro nel tempo, è un evento unico al mondo. Sono rappresentati equipaggi provenienti da 44 paesi, 5 continenti e quindi è una vetrina unica. Tanta risposta del pubblico, ringrazio l'ACI per l'organizzazione, non è stata semplice, ma sono orgoglioso perché è stata la Mille Miglia a chiedere di tornare, perché ha visto una città stupenda, un'accoglienza stupenda, un'occasione anche per tutti i partecipanti alle Mille Miglia di attraversare un centro storico bellissimo nel cuore della Toscana. Questa dimostrazione che la nostra città non ha nulla da invidiare alle altre, può essere un grandissimo palcoscenico per eventi internazionali come questo. Un evento meraviglioso. Devo dire che Pistoia è un contenitore meraviglioso, è una bomboniera dove invece dei confetti abbiamo delle auto meravigliose. Come Brandini siamo stati aiutati anche dal marchio Alfa Romeo, che noi rappresentiamo anche per la piazza di Pistoia, per poter dare un contributo a questo evento, e lo abbiamo fatto con grande disponibilità, interesse e piacere. La gara è una gara di regolarità per auto storiche, quindi i veicoli devono a tutti gli effetti rispettare le norme del codice della strada e la graduatoria finale viene stilata in base al rispetto di vincoli temporali imposti durante il percorso. Tutte le macchine in gara devono passare in determinati punti il controllo orario al secondo stabilito, in altri punti devono rispettare medie orarie imposte, chi scarta meno, chi realizza lo scartamento più basso rispetto a questi tempi vince la graduatoria. Quindi è una gara, l'elemento spettacolare sta non nella velocità assoluta ma nella velocità imposta. E per chi guarda vedere questi gioielli? Per chi guarda l'elemento spettacolare è vedere queste macchine, fuori di dubbio.